Al velodromo di Monticelli sono con il delegato CONI di Ascoli Piceno l'ex olimpionico Armando De Vincentis. A lui voglio proprio chiedere dell'importanza di questa manifestazione del terzo International Piceno Cup Sprint Cup e poi anche ricordiamo il Grand Prix Città di Ascoli che si svolgerà nella giornata di domani. Una manifestazione questa e sono due collegate veramente di rilievo internazionale. Beh sì, Ceci ha raggiunto l'apice con questa manifestazione perché mi sembra che è uno delle tre o quattro più importanti d'Europa a questo livello. E ci sono atleti rappresentanti oltre 20 paesi, ci sono olimpionici che hanno fatto la storia del ciclismo e quindi è veramente una cosa stupenda. Io sto qui, li sto guardando e veramente mi rendo conto di quanto sia valida questa manifestazione. Che si faccia qui ad Ascoli eccetera è una cosa che ci inorgoglisce. Forse siamo anche un po' impreparati, no? Perché qui sono grandissimi campioni che magari in altri velodromi dove il ciclismo su pista è uno degli sport primari, dei velodromi con questi grandi campioni sarebbero pieni, invece qui ad Ascoli ancora forse la cultura del ciclismo su pista deve svilupparsi ulteriormente. Beh sì, la Ceci Team ha avuto qualche piccolo problemino con la disponibilità di questa pista ciclabile, poi questa è una pista che ormai ha 30 anni e quindi praticamente forse non è più adatta, tanto è vero che molti atleti si sono meravigliati del non perfetto stato di questa pista. Però li abbiamo informati che tra poco comincerà la costruzione della nuova pista, con tutti i crismi della regolarità e quindi dell'omologazione. Per cui questo meeting fa sperare in un futuro ancora migliore, no? No, proprio su questo mi riallacciavo perché poco fa proprio il vice sindaco di Ascoli Piceno ha enunciato che c'è l'obiettivo proprio di costruire questo nuovo impianto, di dar lustro anche ai successi del team Ceci che sono veramente innumerevoli, una sorta di record. E dunque oltre alla bellezza della città tutti coloro che verranno i grandi campioni potranno ammirare una nuova pista. Sì, ma poi si farà sicuramente, perché poi il CONI, siccome è stato l'interlocutore principale con il governo per l'assegnazione dei contributi, darà l'autorizzazione a smantellare questo impianto qui, che serve poi per allargare il campo, una volta iniziati i lavori per l'altra pista. No? Quindi praticamente siamo certi che questi lavori si faranno e che verrà fuori una bella cosa, insomma, per la città e per l'ambiente. E questo per favorire anche, Armando, la crescita dei giovani nello sport, cioè avere dei campioni, dei punti di riferimento, delle strutture soprattutto importanti, fa sì che si avvicinino allo sport e sappiamo dell'importanza, no, per un giovane, per chiunque, fare sport è qualcosa di veramente salutare. Beh, c'è un principio che ci diceva il nostro professore di fisiologia. La differenza tra la macchina umana e la macchina cibernetica è che mentre la macchina cibernetica appena comincia a funzionare e comincia a deteriorarsi, la macchina umana, entro amplissimi limiti, ci teneva lui a dire, più la si usa e più migliora. Quindi praticamente far fare attività motoria e sportiva ai giovani è uno strumento non solo di formazione integrale dell'individuo, ma anche un fatto di salute, di star bene, di prevenzione alla salute è uno strumento per la crescita umana straordinario. Mi allargo un po' ora, esulando da questa manifestazione, parlando di sport in generale. Lei Armando, o tu Armando, hai vissuto un periodo storico, no, dello sport italiano, soprattutto nel mondo dell'atletica leggera, che è la disciplina delle attività sportive. C'è stato proprio successivamente un grande periodo involutivo e parlando con il caro professor Vittori, tuo maestro e con me anche autore di un libro che tra breve uscirà in stampa, il professor Vittori lamentava proprio la forte involuzione perché forse manca
non il maestro di sport, colui che riesce a tirar fuori dai giovani il meglio. Come diceva Socrate, l'arte della maieutica ex ducere, trarre, non immettere. Insomma, sono questi degli elementi che devono ancora essere proiettati nel mondo dello sport per far sì che anche a livello di risultati competitivi l'Italia riesca nuovamente a riemergere. Ma noi in Italia facciamo dei miracoli perché nonostante l'organizzazione sportiva italiana sia molto frammentata, no? Sappiamo che nella scuola ancora si fa poco o almeno non è organizzato come lo sono i paesi anglosassoni, no? I compiti assegnati al CONI non sono esaustivi per migliorare la pratica sportiva del nostro paese. Ecco, riusciamo a fare, nonostante questo riusciamo a fare molto. Ora il governo sembra che voglia intervenire, staremo a vedere che cosa riuscirà a fare, perché si tratta di ristrutturare un mondo che è gigantesco, che coinvolge milioni di giovani, dirigenti e genitori anche. Quindi stiamo aspettando, speriamo che vengano impegnate le competenze giuste, persone che hanno attraversato periodi d'oro, periodi difficili, che hanno rapporti con le amministrazioni, che conoscono le difficoltà delle società sportive, che vivono e operano nel territorio. Ecco, se coinvolgono le persone giuste probabilmente riusciremo a fare qualcosa di positivo. Il rischio è che magari a volte succede che non coinvolgono le persone giuste e dunque tutto ciò diventa più caotico, più difficile. Io mi auguro che proprio le persone che hanno avuto esperienze e sono da sempre da dentro un settore, quello dell'atletica leggera, dello sport in generale, loro devono essere interessati a fare questo e ce ne sono diversi con grande esperienza. Quello che dicevo prima, l'allenatore non deve, o meglio, la figura dell'allenatore non deve esistere, deve esistere quello che teorizzava Vittori, la figura dell'educatore, educare allo sport. Un'altra cosa in merito che diceva il professor Vittori è che in Italia c'è il costume dove l'allenatore capo, ad esempio l'allenatore di Serie A, è quello che è il più importante. No? Perché gestisce una squadra, la squadra viene gestita da milioni, eccetera. Invece è il contrario, il grande allenatore, il grande tecnico lo si deve trovare a livello giovanile, perché quella è l'età sensibile, è l'età dove si costruisce l'atleta, si costruisce il giovane del futuro. Quindi dobbiamo acquisire questa mentalità. L'importante è far fare attività motoria e saperla far fare, saperla conoscere e saperla far fare a livello giovanile. E questo è importante. Grazie Armando e ci sentiamo presto. Grazie.